Azione. Got a key, drive a car. La Casa dell'Energia di Arezzo, teatro della scena underground aretina. I locali di via Leone Leoni hanno infatti ospitato un vero e proprio laboratorio musicale, diventando sala di incisione. Questi ragazzi sono musicisti qui di Arezzo, rappresentano tra l'altro delle realtà importanti anche a livello associazionistico come il Mango Music Festival, la stessa etichetta Woodworm che è connessa con questo evento musicale che diciamo, ha fatto dei numeri importanti ad Arezzo, Arezzo Crowd e Arezzo che Spacca. Abbiamo creato questa clinica, questo laboratorio musicale dove sono stati ripresi gli artisti che suonano e tra l'altro sono incastonati all'interno di un teatro che è bellissimo perché è un teatro storico, diciamo, fatto dalle mura in fondo di Casa dell'Energia che sono del 1300, quindi una musica underground, un'onda diciamo musicale giovanile all'interno della nostra storia qui a Casa dell'Energia. In un momento in cui il settore della cultura, della musica e dell'intrattenimento sta pagando un prezzo molto alto, ad Arezzo così si cerca di ripartire grazie al progetto dell'associazione Arezzo che Spacca di Woodworm, Mango Festival e Arezzo Crowd. Chiaramente il periodo non aiuta, però non aiuta nemmeno fermarsi, quindi in barba a diciamo, tutte le difficoltà che ci sono, cerchiamo comunque di non arrenderci e di portare avanti quello che facciamo. Certo sarebbe gradito da parte dello Stato sicuramente una maggiore attenzione nei nostri riguardi, visto che non siamo solamente salti in banco, ma lavoratori, persone che fanno questa cosa o per hobby o anche proprio per lavoro, quindi c'è dietro tutto un mondo che fa in qualche modo girare l'Italia e quindi vorremmo sicuramente maggiore attenzione anche su questo.